intanto buonasera a tutti e ringrazio davvero tutte le realtà italiane, non che in questo momento storico, devo dire, stanno cercando, tentando di fare qualcosa. È un momento abbastanza difficile, anche se le cose non cambieranno, i vostri gesti di solidarietà sono davvero, non è retorica, lo dico perché lo sento, e i gesti di solidarietà in questo momento ci aiutano tantissimo. Se mi sentite bene, continuo, perché io vi sento abbastanza male. Mi sentite bene? Sentiamo bene, vai. Ok, allora la situazione in quest'isola è la seguente. Due giorni fa c'è stato un incendio che ha portato via il 70% del campo di Moria, poi l'indomani l'altro 30% che era rimasto è andato in fiamme. Le persone tutto ad un tratto si sono ritrovati non sfollati dalla Siria o sfollati dall'Afghanistan o dall'Iraq o dalla Palestina, si sono ritrovati sfollati dentro l'Europa civile, dentro l'Europa di diritti umani, dentro l'Europa democratica. Quindi adesso non parliamo più di sfollati che arrivano da paesi in guerra, ma parliamo di persone sfollate dentro l'Europa, gli sfollati di Moria. Dove sono queste persone? Queste persone sono in un raggio di 6 chilometri, una strada che porta dal campo di Moria al campo di Karatepe. In questo momento sono, la maggior parte di queste persone si ritrovano vicino alla Lidl in un parcheggio della città, il parcheggio della Lidl, e stanno dormendo lì. Invece un grosso numero di persone che fatte da persone grandi di età che non riescono a camminare, dai feriti di guerra che hanno problemi a... un attimo, devo non posso parlare, un attimo, c'è la polizia vicino, sto cercando di... Yes. Ok, questo è l'unico posto, oddio, ragazzi c'è una pattuglia, devo entrare in una sorta di casa abbandonata, un attimo, la situazione sta diventando veramente abbastanza difficile, fare gli attivisti in un posto del genere è diventato davvero pericoloso, la polizia in questi giorni ha trattato gli attivisti, i volontari, tutte le persone che lavorano con i migranti li hanno trasformati in criminali, quindi noi siamo dei criminali in quest'isola perché stiamo cercando in qualche modo di opporci a quello che è successo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Mi sentite ancora? Ok, un attimo. Scusate, ma purtroppo devo prendere un po' per prendere una pattuglia qui. Io mi sono allontanata dal gruppo per parlare con voi, ma vedo che si sta avvicinando una macchina della polizia. La maggior parte delle persone in questo momento si trovano vicino alla Lidl, si trovano in un raggio di strada che è di 6 km. Devo dire che qualsiasi tentativo da parte delle persone di denunciare quello che sta succedendo qui diventa in automatico qualcosa di pericoloso, non solo con il rapporto che si ha con le forze dell'ordine, ma anche per il rapporto che si ha con i locali. Oggi davanti al campo di Moria sono arrivati dei locali che hanno minacciato le persone, hanno cercato di fare un posto di blocco. E adesso circa un'ora fa sono arrivati degli autobus, i primi autobus che in teoria dovrebbero prendere le persone, che verranno portate verso delle navi, due navi militari e una nave civile Blue Star che prenderà le persone a bordo. Non si sa queste persone che fine faranno, perché verranno messe a bordo come in qualche modo come ospitalità, questa è la nuova ospitalità che avranno queste persone. La prima nave, che è quella che è arrivata oggi, prenderà a bordo 1000 persone, queste 1000 persone saranno donne e famiglie con bambini, tutto il resto, stiamo parlando di 13.000 persone, per tutti gli altri ci sarà un'altra notte da aspettare. Cosa si può fare in un momento del genere? Quello che si può fare in un momento del genere è la gente potrà anche morire di fame, ma la gente non può morire di sete di diritti, sete di libertà. Questa gente che in questo momento verrà messa dentro alcune navi e la libertà personale sarà limitata, non sappiamo dove poi li porteranno o se resteranno per mesi e mesi, dato che è stato dichiarato lo stato di emergenza per 4 mesi nell'isola di Lesbo, che nessuno, secondo il governo greco, nessuno deve lasciare l'isola di Lesbo. Non sappiamo cosa succederà con tutte le persone che adesso hanno perso tutto, tutti i loro documenti e quant'altro. L'ufficio delle ASO
caso che aveva tutte le pratiche di asilo e quant'altro, è andato in fiamme, dicono di non avere delle informazioni sui computer e quindi dicono che devono cominciare di nuovo le pratiche delle persone che ormai aspettano mesi e mesi semplicemente perché qualcuno non si è degnato di registrare le informazioni di questi esseri umani su un computer. Se mi sentite e volete fare qualche altra domanda, potete. Ok. Beh, lo dico così, sarebbe bello se qualcuno di voi volesse intervenire, fare domande, proposte, visto che siamo in tanti a chiedere la fine di questo crimine, di questo massacro. Sarebbe bello se, visto che abbiamo la possibilità di avere Nawal qua, che magari può dare anche qualche risposta, qualche proposta, iniziare a costruire insieme questo percorso di resistenza e di risposta dal basso a quello che dall'alto evidentemente non viene fatto, e, insomma, per essere anche noi, per quanto distanti, pronti a metterci in prima persona, a mettere i nostri corpi e a cercare insieme, quantomeno, come diceva Nawal, magari le cose non cambieranno, però far almeno valere la nostra voce e dire che comunque a noi non sta bene così e che siamo dalla parte di queste persone e non dalla parte di chi vuole rappresentare questa fortezza Europa. Quindi vi invito a, insomma, a io avrei una domanda. Se Nawal sa, più o meno, se ci sono persone dell'OIM e dell'UNHCR presenti sul territorio e se stanno concretamente facendo qualcosa per questa situazione. Ok, allora, quello che è successo è che è stata data una disponibilità da parte dell'Europa per far uscire i 400 minori non accompagnati dall'isola e ovviamente tutto questo avviene tramite realtà presenti nell'isola come la IOM, come l'UNHCR. Ora, da qui a spingerci a dire che è stata fatta qualcosa per le 13.000 persone presenti qui, io vorrei limitarmi, non vorrei influenzare nessuno presente in questa manifestazione, però credo che l'idea sia arrivata, no? Parliamo di giorni, la crisi non è oggi, questa non è un'emergenza che è nata oggi, si potevano fare tantissime cose prima. E poi c'è anche una cosa proprio legata a chi ha aiutato per portare via i minori non accompagnati da quest'isola. Io cerco sempre di in qualche modo di essere critica con delle cose dove la critica deve essere usata. Stiamo lavorando con famiglie che hanno neonati, bambini di un mese, di due mesi, che sono nati nel territorio greco, che sono nati nell'ospedale di Mitilini. Questi bambini in questo momento si ritrovano per strada e i minori non accompagnati che hanno un'età che va dai 14 anni ai 18 anni sono stati messi in un aereo, bene, per noi va benissimo, ma nessuno si deve pulire la coscienza prendendo 400 minori perché oramai siamo stanchi di questa retorica. Purtroppo in questi ultimi mesi, durante la grande crisi in Grecia, tante volte si è data la disponibilità di trasferimento di persone vulnerabili e si è valutato tra le persone vulnerabili solamente una fascia di abitanti dei campi che sono i minori non accompagnati, e in verità noi lavoriamo qui tutti i giorni e sappiamo benissimo che i minori non accompagnati che salgono a bordo di aerei hanno tra i 14 e i 19 anni, e i minori non accompagnati dentro un campo, noi siamo i primi a dire devono essere evacuati, ma come devono essere evacuati loro? Deve essere anche preso il bambino di un mese che non riesce a resistere ad un lacrimogeno, che non riesce a resistere ad un accoltellamento dentro il campo, una donna che non riesce più a resistere alle violenze a volte anche solo verbali, non solo da parte delle forze dell'ordine ma anche da parte di gang che si sono formate dentro i campi senza nessun tipo di intervento. Oggi è scoppiato il tutto, ma tutto si poteva evitare prima. Quello che io posso dire adesso è l'unica parola d'ordine deve essere ricollocamento. Queste persone devono essere ricollocate. Devono andare verso altri paesi europei, un continente che ha mezzo miliardo di popolazione mondiale, non si può arrogare il diritto di dire che 13.000 persone sono tante. No, non sono tante, perché se nella mia macchina ci possono stare tre famiglie e ci possono dormire, non è possibile che l'Europa non ha la capacità di avere 13.000 persone tra le proprie mura. Del cibo, cioè
qualche organizzazione che riesce a distribuire pasti o come è la situazione adesso? Sì. Allora, la situazione per quanto riguarda il cibo è suddivisa in due parti. C'è stata una prima parte di migranti che sono usciti dal campo il primo giorno quando c'è stato il primo, incendio. Questa parte di migranti sono riuscite ad arrivare alla Lidl e lì alcune organizzazioni sono riuscite ad arrivare insieme al cosiddetto servizio catering del campo. Sono dei camioncini dove c'è scritto catering e comunque sono legate al campo di Moria. Sono riusciti a distribuire dei pasti. Il problema fondamentale rimangono le persone che sono rimaste sparpagliate dalla via, proprio dalla porta del campo di Moria, fino ad arrivare a Panayuda, che è la parte del mare. E qui il numero di persone è veramente alto e non è stato distribuito nulla o quasi nulla, se non le cose proprio basilari, un po' di acqua e quant'altro, dalla giornata di ieri fino ad oggi. Quello che stiamo cercando di fare, soprattutto con le persone che sono rimaste sparpagliate, è quello di dare un piccolo contributo in denaro affinché loro possano fare pressioni sulla polizia e dire accompagnatemi verso il market più vicino per comprare qualcosa, perché quando arrivi lì con delle buste di cibo automaticamente vieni espulso. Infatti la polizia in tantissimi casi ha fatto allontanare tante organizzazioni, tanti volontari e tanti giornalisti. Chi è radicato qui nel territorio da tantissimo tempo ha il contatto con tutti i migranti, abbiamo delle chat di gruppo dove messaggiamo tutti e qualsiasi persona ha bisogno di qualcosa cerchiamo di far arrivare uno dei volontari che è spesso un migrante. Noi qui nell'isola lavoriamo, diciamo, usiamo quella cosiddetta tattica di, come si dice in italiano, autogestione, perché sono i migranti stessi ad essere volontari e quindi stiamo cercando in questo momento di mettere tra tutti i gruppi dei volontari che sono migranti stessi, abitanti del campo, a dare un po' di soldi a tutte le famiglie per cercare di andare verso il market, comprare qualcosa, almeno le cose basilari. Questo è un po' il tutto concretamente, io vi sto descrivendo la situazione come la stiamo vedendo qui. Ok, perfetto, grazie. Altre domande? Grazie a voi. Magari una volta tu pensi che possa essere, visto che appunto da qua non possiamo, non essendo in presenza, non possiamo fare tutto quello che vorremmo, però rispetto per esempio alle esigenze di cui parlavi, a prescindere dalla crisi attuale, ma visto che non nasce oggi appunto, c'è qualcosa che possiamo fare, che possiamo rispondere come raccolte di fondi o anche, non so, rispetto magari al progetto di cui tutti sanno, Adotto un Migrante, piuttosto che appunto altre iniziative che tu puoi li tieni utili. Poi aggiungo, abbiamo penso sì, in gran parte letto la lettera atroce scritta da una donna del campo rispetto alla speranza che suo figlio si ammalasse, perché è l'unica speranza di poter uscire da quel luogo, da quell'inferno, è quello di avere un figlio malato quasi, no? Che è paradossale. Noi ci preoccupiamo, stanno per iniziare le scuole qua, ci preoccupiamo di bambini che hanno saltato, e giustamente ci preoccupiamo di bambini che hanno saltato mesi di scuola. Tu ci hai parlato di bambini che a scuola, essendo nati in viaggio, forse non sono neanche mai andati e che devono sperare di ammalarsi. Quindi c'è qualcosa di concreto che da qua possiamo fare, sì, oltre a sostenervi? Sì. Allora io vi spiego in due minuti tutte le iniziative che ho portato avanti in questi mesi. Le iniziative che ho portato avanti in questi mesi, in questi anni, sono delle iniziative dirette, di sostegno diretto, cioè adotta un migrante, adotta una famiglia, eccetera, eccetera. Una sorta di io vi metto in diretto contatto con la famiglia o con la persona che volete aiutare, potete mandare l'importo che volete tramite il documento di riconoscimento della persona e tramite la Western Union o la MoneyGram, perché ovviamente i migranti non possono aprire un conto bancario, quindi non hanno una carta di credito, una carta debito, quello che è. In questi mesi siamo riusciti a fare questo, siamo riusciti anche a fare altri progetti online, facevo fare le prenotazioni su Booking, su Airbnb direttamente alle persone su Facebook per poter ospitare delle famiglie, per poterle portare fuori dalle tende. Io preferisco questo tipo di aiuto perché è diretto e perché le persone toccano con mano quello che stanno facendo. Il problema è che in questo momento non posso in alcun modo
portare avanti progetti del genere con grande concretezza, cioè diventa difficile fare un'adozione a distanza mandando i soldi direttamente alla persona interessata, perché raggiungere la città di Metelini e prendere i soldi con la Western Union significa superare due posti di blocco, significa rischiare davvero tanto. E quello che in questi giorni è successo, almeno in queste 24 ore, che le persone hanno preso il mio IBAN e PayPal e PostePay e hanno cercato di mandare quello che possono. E devo dire c'è stata veramente la solidarietà anche di ragazzini di 16 anni, di 15 anni che mi hanno contattata dicendomi carinamente: Nawale, io ho 10-20 euro e ti voglio mandare nella casa. E a volte devo dire che valuto un aiuto del genere come qualcosa di enorme. E io ovviamente detesto le raccolte fondi, però purtroppo ci sono dei momenti di emergenza dove bisogna agire solo ed esclusivamente così. Quindi fare prenotazioni su Booking direttamente è un po' difficile, perché gli hotel non stanno più accettando i rifugiati. Fare un'adozione diretta, almeno per questa settimana, non è possibile. Sicuramente dalla prossima settimana sapremo cosa succederà e quindi posso far ripartire questo progetto. Per adesso ci sono le coordinate nella mia pagina Facebook, che è Nawal Sofì, e vabbè, poi darete voi alle persone che vogliono contattarmi, anche solo ed esclusivamente per condividere le notizie. Non è basilare donare. Il solo fatto di sapere quello che sta succedendo nella nostra Europa del 2020 è già molto importante. Dire alle persone che i valori per cui è nata l'Europa Unita, se così la vogliamo chiamare, in questo momento sono morti. A Lesbo muore non la dignità degli esseri, dei migranti che sono qui, a Lesbo non muore la dignità dei rifugiati, a Lesbo muore la dignità dell'Europa, a Lesbo muoiono i diritti umani, a Lesbo muore la democrazia europea. Queste persone torneranno in Siria, torneranno in Afghanistan, torneranno in Iraq, in Palestina, in Africa. Ma noi non abbiamo un posto dove tornare, resteremo qui, e come è stata ristretta la libertà personale di queste persone oggi, domani succederà anche a noi. Grazie a voi.